Che ha fatto? Gli hanno trovato 300 grammi di oppio nello zaino. Oppio? Cristo, ma che gli è venuto in mente? Ma non era il suo, l'hanno incastrato. Te l'ha detto lui? No, non sono ancora riuscita a parlarci. Ma è ovvio! Ovvio un corno. Io gliel'avevo detto, che cazzo vai a fare volontariato in Thailandia? Da quando ha cominciato l'università non ha mai messo piede qua dentro. Devo studiare, non ho tempo. E poi sparisce per 6 mesi. Marco è diverso da te, stare dietro una scrivania lo fa stare male. Lui vuole fare l'antropologo, è il suo sogno da sempre. Già, ma tu che ne sai? Tu conosci Marco? Tuo figlio, quello che da quando ci siamo separati vedi al massimo 2 volte l'anno. Senti, non cominciare con questa storia, che sei stata tu a volere il divorzio. No, io non ci posso credere. Siamo stati sposati 1 anno, separati da 10 e ancora litighiamo. Parliamo di Marco e non di noi? Beh, io gliel'avevo detto che non mi piaceva questa storia della Thailandia. Gli avevo consigliato di laurearsi prima e poi... Tu non dai consigli, Alberto, tu dai ordini. Dei quali Marco fa carta straccia, no? Tanto ci sei tu che lo difendi. Non si sarebbe trovato in questa situazione di merda se tu non l'avessi appoggiato. E lo appoggerò sempre perché di Marco mi fido. Ma tu questo non lo capisci, perché non sai chi sia, non lo conosci. Senti, gli hanno trovato un pacco di oppio nello zaino. E se tu non lo sapevi, molto probabilmente perché lo conosci meno di me. Io lo sapevo che non dovevo venire. Ce la caveremo da soli come sempre. Avvocato, i clienti dicono che se ne vanno. Ho detto un momento. Ascoltami. Chiamerò il ministero oggi stesso. Ci penso io. Chiamerò anche il nostro consolato a Bangkok. Però tu stai tranquilla, smuoverò chi di dovere, tanto le conoscenze non mi mancano. Prenderò anche il miglior penalista locale, vedrai. Te lo tirerò fuori in pochi giorni. Fai fare a me. Tu tranquillizzati. Ora concludo la vendita di questa fabbrica e poi me ne occupo. Concludo questa vendita? Tuo figlio è in prigione dall'altra parte del mondo e tu concludi la vendita, Alberto. Non cambierai mai. Per te è sempre tutto così, vendere o comprare. E per te esiste solo il magico mondo dei sogni, vero? Ma Marco è in galera. E qua c'è poco da sognare. Bisogna essere pratici, non bisogna farsi prendere dal panico. Sei sicura? Sei proprio sicura che Marco non c'entra niente? Io parto immediatamente perché Marco ha bisogno di me. Tu fai come ti pare. Ma dove credi di andare? Lo sai almeno che ci vuole il visto per entrare in Thailandia? O non sai nemmeno questo? Chiamo la Farnesina, ma tu non fare cazzate.